Buonasera cari concittadini, siamo al Teatro Cilea. Vi avevo detto che vi avrei portato al Cilea. Siamo in work in progress. Ecco qua, vi faccio vedere così mentre ci sono, iniziano i collegamenti. Ecco, vedete, stanno preparando i tecnici per domani. Domani alle ore 17 inizierà Rivoluzione Reggio. Inizierà nel cuore della città. Ecco, siamo qua in alto, vedete? Il meraviglioso teatro Cilea di Reggio Calabria. Domani, se Dio vuole, saremo qua con Stefano Bandecchi a iniziare Rivoluzione Reggio. E siamo qua, vedete, i tecnici stanno lavorando. E siamo qua e vi aggiorno un pochino. Aspettiamo qualche secondo. Ecco qua, vi aggiorno un attimino su quello che avverrà domani, ovviamente senza svelarvi troppo, perché insomma un po' di sorpresa ci, un po' di suspense. Domani alle ore 17 inizia Rivoluzione Reggio, questa rivoluzione nata nel cuore della città dai cittadini che hanno desiderio, cittadini coraggiosi, liberi e forti, che hanno il desiderio di cambiare la nostra meravigliosa città. Qua ci sono, stasera ve li presento, ma già ormai li conoscete tutti. Qua. Ecco qua. Ciao, Antonio Zappia da Milano e Pedro Foti. Buonasera a tutti. Da Cagliari. Ciao, ecco, loro praticamente hanno preso, lo racconteranno, hanno preso l'aereo, sono arrivati tutti e due da Catania, figuriamoci a che livello siamo, per essere qua presenti domani. Voi immaginate il mio, come dire, sta arrivando pure Marco Giorlo da Verona, anche lui varie peripezie, arriverà domani pomeriggio. Immaginate la mia gioia nel vedere questi reggini meravigliosi, coraggiosi, veramente liberi e forti, che a loro, prendendo i soldi dal loro portafoglio, hanno preso aereo, treno, autobus, possiamo dire modalità intermodale, avete fatto tali scafo per arrivare nella propria città, per essere i protagonisti di questa storia. E siamo tutti quanti, è il popolo reggino che si ribella finalmente a una situazione politica e istituzionale devastante. Quindi, ora, io vorrei che, intanto vi faccio vedere, qua vedete stanno montando le casse, gli schermi, ecco qua, vedete, il meraviglioso teatro Cilea di Reggio Calabria, nel cuore della città, siamo di fronte al comune, vicino alla prefettura, la città metropolitana. Allora, Antonio, ecco, Antonio, intanto io ti ringrazio Pedro per essere qua, non finirò mai di ringraziarvi perché, guardate, gli esempi, no? Sono importantissimi per i nostri concittadini. Perché io dico sempre, noi non ce la possiamo prendere con i nostri concittadini che a volte si lamentano senza fare niente, perché a volte la disperazione, la sofferenza è talmente tanta che non ti fa avere la forza di reagire. Allora bisogna che qualcuno inizi questo fuocherello che poi diventa un fuoco. E quindi io li capisco, i miei concittadini, che sono anche un po' timorosi, perché chi insomma ha paura, ha timore di mettersi contro l'amministrazione, contro i grandi imbroglioni e traditori che fanno finta di avere il potere ma non ce l'hanno, ma lo millantano, li capisco, perché in una situazione di grande difficoltà io questo lo capisco. Però noi in qualche modo insieme stiamo tracciando questa strada, no? Una strada chiara, limpida, trasparente, no? La cosa bella è che c'è diciamo una trasparenza di azione. Noi domani, è normale che domani verranno anche non solo i curiosi, ma verranno anche le spie, no? Ma le spie ci vedono già, perché noi le cose le diciamo nelle nostre dirette, le diciamo nelle nostre, quindi non c'è bisogno di scoprire niente, perché noi stiamo giocando a carte scoperte e gli imbroglioni non si confondono quando vedono le carte scoperte, che sono abituati a lavorare a carte coperte. Quindi io, ringraziandovi di nuovo, vorrei, ecco, sapere da voi, senza svelare le cose di domani, perché dobbiamo così, chi verrà, io spero saranno tanti reggini che verranno, e troveranno un clima, come dire, di azione, ecco, questo ve lo possiamo dire, troverete un clima di azione, cioè noi vogliamo agire per la nostra città. Le parole servono, la parola serve, ma poi ci deve essere l'azione, perché la parola senza l'azione non si conclude niente.
Quindi, come si, intanto, dici come le peripezie per arrivare e quanto hai speso? Allora, diciamo che ho speso relativamente poco, perché sono riuscito a conciliare degli aerei abbastanza abbordabili. Siamo partiti da Milano Linate, sono con mia moglie, con due mie amiche, direzione Catania Fontanarossa. Siamo arrivati, abbiamo preso il pullman della SAIS, autoline, siamo scesi a Messina. A Messina abbiamo preso l'aeroporto, siamo scesi a Reggio e saremo come sempre in albergo all'Hotel Continental. Vabbè, è inutile parlare delle tariffe, che se ci fossero state con più magari anche altri voli di ITA, ci tengo a precisarlo, sicuramente sarebbe stato meno faticoso. Devo dire la verità, sono anche abbastanza stanco perché da stamattina sono in piedi, ma lo faccio ben volentieri, sono contento, entusiasta, non vedo l'ora domani di condividere i miei pensieri, le nostre idee con tutti i soldati di Reggio, con cittadini, perché noi saremo i precursori della novità e della nuova vita di Reggio Calabria, e questo è l'impegno che già io anticipatamente vi confermo stasera, ve lo anticipo. Noi amiamo Reggio, io vivo a Milano a 40 anni, ma non mi interessa, voglio tornare giù a Reggio, sono consapevole, però noi saremo i precursori del cambiamento della politica a Reggio Calabria, che non sarà politica per noi, sarà soltanto accompagnare la città verso lidi migliori, verso futuri migliori, con tanta ricchezza, perché come dice Massimo abbiamo un tesoro enorme, che è lo stretto, che a seconda da dove lo si veda è stretto di Messina o stretto di Reggio Calabria. Abbiamo un tesoro e dobbiamo sfruttarlo, abbiamo mille capacità, e il turismo ci può dare un indotto lavorativo che è terribile, veramente una cosa che nessuno può immaginare. Quindi noi saremo i precursori, la politica con noi non si chiamerà più tale, sarà politica, perché sarà una politica, la politica sarà la politica del fare, quello sicuramente, ma non la politica del fare delle persone che dicono così per accaparrarsi i voti e vivere di rendita con gli stipendi. Per noi sarà la politica del fare per la rinascita di Reggio Calabria. Grazie. Pedro, allora tu che giro hai fatto per arrivare? Io sono partito alle 5 stamattina dal mio paesello in Sardegna. Ho fatto un'ora di macchina per raggiungere Cagliari, Cagliari-Catania. Catania ho preso il pullman fino a Messina, ho aspettato un'ora e mezza il traghetto l'aliscafo, e sono arrivato alle 14 più o meno a casa. Sono fortunato che c'è mia mamma ancora qui, e quindi sarò da mia mamma, e sono molto stanco anch'io, però credetemi, e mi emoziono quasi a dire queste cose, il mio cuore si illumina quando vengo a Reggio. Io sento i miei piedi che toccano il pavimento, cosa che non sento in altri posti. Guardate, è una sensazione che solo chi è da 40 anni fuori da Reggio la può sentire. L'aria che respiro, il sentire parlare la gente, la mentalità buona di Reggio Calabria. Queste sono cose che mi sono sempre mancate. Vi prego, io questo, guardate, non c'è politica che possa superare queste emozioni e queste barriere che abbiamo noi. L'unica cosa che noi dobbiamo fare in questa città è svegliarci, altrimenti non andremo da nessuna parte. Non c'è personaggio, non c'è colore politico, non c'è idea politica che potrà superare i problemi che abbiamo. Io non, l'ho sempre detto e lo sottolineo, non nutro nessuna velleità di protagonismo, non voglio assolutamente far parte in prima linea. Io collaborerò con tutto il mio sapere, con tutta la mia buona volontà, affinché Massimo possa raggiungere il massimo degli obiettivi che si è preposto. Perché altrimenti, ragazzi, non c'è niente da fare. Vi dico solo una cosa: negli ultimi 10 anni 1 milione di giovani reggini se ne sono andati. 1 milione. Dove andremo a finire? 1 milione di giovani calabresi, scusatemi. Dove andremo a finire? Dove andremo a finire? Un paese di vecchi, scusate il termine, ma è così, un paese di anziani, un paese di pensionati, un paese che non, una città che non propone nessuna aspettativa di vita, che non propone nessuna aspettativa lavorativa, di studio, una città che muore. Se vogliamo questo, io questo non lo voglio. Io vorrei tornare a Reggio e vedere una Reggio fiorente, una Reggio splendida. Quello che abbiamo un panorama, abbiamo il benessere, abbiamo tutto in questa città. Svegliatevi, svegliatevi, vi prego, svegliatevi.
Questa è l'unica cosa che riesco a dire che mi esce dal cuore. Ci vediamo domani e buona serata a tutti. Alle ore 17. Ecco, io Antonio, volevo lanciarmi un attimo al discorso di Pedro. Sposo in pieno le sue parole e i suoi pensieri. Allora, la sensazione quando si arriva qui e quando si mette piede proprio in città con questo splendore della natura che è lo stretto, il mare, ti fa capire quello che i reggini hanno, che potrebbero avere con una politica assennata, con le persone oneste e che non hanno. Io da casa mia vedo il Monte Rosa, ma io da casa mia non esco perché mi viene veramente l'ansia, io sto male, io vengo qui, sto bene col clima, c'è il mare, non capisco come le persone non possono capire questo, e da questo le persone devono partire, dalla rivoluzione Reggio, è assolutamente una condizione sine qua non, bisogna ribaltare la città, bisogna ripartire, è l'anno zero. Grazie Antonio, allora vi faccio vedere, vediamo se riusciamo a scendere, così vi faccio vedere da sotto il work in progress, così ci lasciamo e ci vediamo domani. Allora, vediamo, andiamo giù, scendiamo? Allora, sì, prendi il telefono, ok, allora, andiamo, questo è il Teatro Cilea, da qua a destra, scendiamo, speriamo che non cada la linea. Ecco qua, siamo al primo piano. Così vi faccio vedere anche i lavori che stanno facendo i tecnici giù. Allora, siamo qua. Ecco qua. Siamo qua. Qua ci sono i nostri meravigliosi Peppe Scuncia. Tutto bene? Com'è? Siete in diretta? Salvatore? Siete in diretta? Tutto a posto? Ciao, ciao a tutti. Peppe, allora? Tutto bene? Work in progress? Allora, volevo dare un messaggio a tutti quanti. Vai. Chi vuole e ama la città, indipendentemente da Massimo, indipendentemente da tutti quelli che stanno in politica, la curiosità di ascoltare qualcosa di buono per la città dovrebbe essere indipendentemente da tutto. Quindi io vi invito a venire ad ascoltare, indipendentemente se vi piace Vandecchi, ma sicuramente vi piacerà Ripepi, per ascoltare se amate la città. Quindi l'unico messaggio che vi mando non è, è un messaggio di venire ad ascoltare se amate la città. Una grazie, grazie. Ciao. Grazie. Grazie a Salvatore Maio. Qua. Giustamente diceva Salvatore, venite ad ascoltare se poi vi piace il messaggio, ma non è il problema di messaggio, è un problema di progetto politico. Vedete, qua stanno sistemando i tecnici, ovviamente non vi possiamo svelare come abbiamo organizzato la serata, ma sarà una serata interessante. Chi verrà non resterà deluso, perché quello che noi vorremmo che si comprendesse è il messaggio politico alla città, ok? Questo è il nostro obiettivo, dare alla città un messaggio preciso, una rotta precisa per il futuro della nostra città. Purtroppo, come voi sapete, le campagne elettorali vengono fatte sempre in fretta e in furia, perché a chi si candida non gliene frega niente di quello che si deve fare, perché tanto non si farà niente, si farà il minimo sindacale, quindi capite bene che noi partiamo 2 anni e mezzo prima, 2 anni prima della scadenza naturale, e siamo praticamente delle pulci bianche, dai, perché non esiste il metodo della politica degli imbroglioni e dei traditori, è quello di arrivare all'ultimo secondo, ti calano il candidato, tu non lo conosci, non sai neanche chi è, lo voti, ne hai due che non conosci, quindi uno dei due devi votare o non voti, e quindi alla fine praticamente o l'uno o l'altro ti frega. Mentre il principio fondamentale della politica è quello della trasparenza, cioè tu devi fare sapere ai cittadini quello che vuoi fare e loro devono votare o non votare sulla base di quello che tu vuoi fare o non vuoi fare. Ecco, questo noi cercheremo di fare domani, daremo lo start a una grande rivoluzione che, come vi ho detto, se non parte dal basso, al popolo, non farà mai il bene della nostra città. Io vi ringrazio, cari concittadini, vi aspetto domani alle 17, venite per vedere e per ascoltare. Io vi ringrazio tutti coloro che mi stanno chiamando, mi stanno dicendo che verranno. Io, come dire, sono speranzoso che questo fuoco si possa accendere forte
per il bene della città. E viva la trasparenza, viva la verità, viva la giustizia, cose che gli altri, diciamo che chi fino ad oggi ha governato ha lasciato come elementi marginali. Ok? Quindi vi aspetto domani alle ore 17, Rivoluzione Reggio, verrà Stefano Bandecchi, presidente coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. Vi lascio con queste immagini meravigliose del Teatro Cirea, Francesco Cirea di Reggio Calabria, vedete che meraviglia. Domani mattina e continueranno i preparativi e poi domani pomeriggio ci sarà lo start. Cari concittadini, non vi vendete per un piatto di lenticchie e combattete per la nostra meravigliosa città. Arrivederci. Davide, le collegate? A domani, ore 17. Ciao Maurizio. Prova.